Allora, visto che è arrivato anche il milanologo, però sta mangiando, lo lasciamo mangiare in pace. Partiamo dall'Inter, caro Monarca, che stava abbastanza caldo. Dal punto di vista delle entrate, tra poco arriverà anche Sarno, però dal punto di vista delle entrate vedo che stanno arrivando i parametri zero che erano già stati acquistati. E poi ci dici tu qualcosa? Allora, io sono preoccupato e vi spiego perché. Perché noi in questi anni abbiamo vinto, dominato con un certo tipo di acquisti, che il profilo è più o meno sempre uguale, cioè giocatore di grande esperienza, comprato a zero o comunque a pochissimi soldi di cartellino, con un ingaggio non altissimo, 5-6 milioni, un giocatore pronto, fatto e finito, intende Çalhanoğlu, intende Mkhitaryan, lo stesso Dzeko, se vogliamo dire un altro. E questi sono i giocatori che ti fanno vincere. Ora, per quanto riguarda la difesa, si è creato insomma il problema Buchanan, allora, quindi si è pensato a Hermoso, e Hermoso è stato bocciato da Oaktree perché c'è il ragionamento che è stato applicato ed è applicato tuttora al Milan da anni, cioè il giocatore va verso i 30, ha un ingaggio un po' alto, non lo voglio, voglio il giovane che costi poco di cartellino e che costi poco di ingaggio. Ma il giocatore giovane che costa poco di cartellino e poco di ingaggio va da sé che non è un giocatore forte, o quantomeno non è un giocatore fatto e finito, pronto, che ti faccia vincere subito. E con quella tipologia di acquisti non si va lontano. Quindi quello che a me interessa è che, come si era detto, Oaktree lasci la libertà alla dirigenza di agire in santa pace, perché io non voglio Biol che giocava nell'Udinese, che si è giocata la salvezza gli ultimi due giornate. Io voglio Hermoso, che è 5 anni, 3-4 anni che sta in Champions con l'Atletico e che è un giocatore fatto e finito. Questo io voglio. Quindi mi preoccupa. Quindi Rodriguez. Di ragionamento. Anche Rodriguez, cioè parliamo però, di quei giocatori. Caro Monarca, io prima stavo mangiando, ma non ero neanche collegato, ma sentivo che mi lamentavi che l'Inter ha solo un debito di un bond di 427 milioni che scadrà nel 2027, se non sbaglio. In realtà non è proprio così, perché il signor Oaktree, che si è appropriata dell'Inter perché il signor Zhang non ha ridato i soldi a Oaktree, deve innanzitutto rivendere questa società, e quando rivenderà questa società dovrà saldare una differenza al signor Zhang, prendere lo spread che Zhang non ha versato e coprire questo, diciamo, bond di da 427. Quello di cui tu parli non è un debito, non è un debito quello di cui sto parlando. No, però ti sto dicendo a quanto l'Inter deve essere venduta perché Oaktree, che è un fondo, possa lucrare sull'Inter, perché Oaktree vuole lucrare sull'Inter, ma non perché è l'Inter, ma come qualsiasi altro fondo di investimento. Quindi abituati a questa politica, perché in questo momento i rinnovi di Barella e Lautaro Martinez sono stati fatti per un semplice motivo, perché poi quando poi li andrai a rivendere, perché qualcuno partirà il prossimo anno, avrete una base di partenza di tanti milioni per poterlo rivendere, non al ribasso, perché il contratto non l'avevate rinnovato. Quindi sarà questi profili che all'Inter andrà a fare, quindi non ci vedo niente di strano. Quindi lei si aspetta che l'Inter diventi perché non si vince con quei profili, e tu lo sai. Ma va, giura, chi l'avrebbe mai detto? Benvenuto nel club. No, perché io c'ho Marotta e Ausilio e credo che si metteranno di mezzo. Questo non credo mio. Proprio, perché io avevo Maldini e l'hanno cacciato a calci nel culo proprio per poter fare i loro comodi, sappi. Allora, se succederà questo anche all'Inter, la Juventus tornerà a dominare. Esatto, e infatti hai centrato, secondo me, il pieno quello che andrà a cadere probabilmente. E non bisogna che succeda questo, perché la Juve tornerà a dominare, mettetevelo in testa. La Juve fin qui ha fatto un mercato. Ah, rimaniamo sull'Inter. Quindi lei sta dicendo. Sull'Inter vengo e ti dico: si è parlato di Hermoso, l'hanno bocciato. Rodriguez è una putata. L'Inter non prenderebbe mai un giocatore scarso e finito come Rodriguez. Quindi adesso si valutano profili giovani, non cartellini di costo alto come Biol e Kivor. Io sono assolutamente contrario a questo tipo di acquisti. Però è quello che si valuta. Però per Monarca, una cosa, però lei possiamo dire che è preoccupato, cioè no, preoccupato, però lei la mette come ipotesi non questa sono che preoccupato.
Ah, è preoccupato? Sono preoccupato. No, sono preoccupato, certo. Okay. E ti dico un'altra preoccupazione. Se tu mi vieni a dire che punti sui giovani, mi devi spiegare perché vendi Carboni a 32 milioni. Per prendere Gudmundsson a 27. Perché devi sistemare qualcosa in bilancio, no? Meno 85. No, ma Milanolo, ma poi li rinvesti su Gudmundsson, scusami. Onestamente, se c'è una squadra che non punta sui giovani è l'Inter. Però sembra un cambio di strategia, Sonso. Un cambio di strategia. No, Sonso, non hai capito. Se Octree fa il discorso, non voglio gente all'Hermoso perché stiamo vicini ai 30 anni e voglio i giovani. Se tu fai questo discorso alla dirigenza, allora poi devi tenerti i Carboni. Questo voglio dirti, capisci? Non che lo vendi a 30 milioni, che magari fra due anni ne può valere molti di più, perché il ragazzo a 19 anni è già due anni, quindi da quando aveva 17 anni, che è nel giro della nazionale argentina. Sì, però il discorso un attimo. Grazie, se tu vuoi valutare un giocatore così, devi anche dargli spazio, perché lasciarlo in panchina non si valuta. Ovviamente. E l'Inter non ha la possibilità di dare spazio a Carboni, perché l'Inter lo dà in prestito, Sonzo, magari è una squadra più forte del Monza. Quello ci può stare, però lo devi in prestito un altro anno. Ho capito, ma se 40 milioni l'anno prossimo termina il contratto di Arnautovic, giusto? Quindi sicuramente te ne liberi l'anno prossimo via Arnautovic e dentro Carboni. Monarca, ma devi fare utile anche quest'anno col mercato, lo devi concludere a più, e Carboni è quello che, diciamo, è il male minore che ti possa portare in cassa almeno una trentina di milioni, o almeno l'Inter lo valuta 30-35, il Marsiglia ovviamente vi ha dato dei pazzi, a parer mio giustamente, per il momento resta lì. Ti do una notizia di giornata, non è mia, di Alfredo Pedullà, che l'Inter oggi ha parlato in difesa con un giocatore che ti scalderà, che è Cabal del Verona. È vero. Lo dava prima io in live questa notizia. Cabal era un profilo seguito e scartato dalla Lazio. Con tutto il rispetto per la Lazio, se l'Inter segue un profilo che sta seguendo la Lazio e che la Lazio addirittura arriva a scartare, inizio a preoccuparmi. Su questo sono d'accordo con Monarca. Inizio a preoccuparmi. Cabal. Mito, non ho sentito te. Monarca è preoccupato, tu invece? Sulla vicenda Octree, per me l'anno prossimo sull'Inter il campionato. No, ti dico sull'Inter, per me l'anno prossimo si rivince il campionato. Esatto. No, ma aspetta, io non ho detto che l'Inter non vince il campionato. Però, fermi. L'Inter oggi è ancora la più forte. Siamo la più forte. Però, se tu inizi ad applicare questo ragionamento nel mercato, tempo due anni, arrivi ai livelli del Milan, che in difesa gioca contro. Allora, io comunque sento mitologico come Bergomi. Io non ho detto che finisco con 40 di vantaggio, idiota. Detto solo che l'anno prossimo l'Inter è la maggior può rivincere il campionato, capito? Non penso che sia una figlia che lo rivince, non che può rivincerlo. Mitologico, bravo Sonza, hai detto il prossimo anno vinciamo il campionato, come a dirlo che lo vincerete a mani basse? Secondo me vi rimarranno le mani basse. Ogni volta che parlate di campionato vinto all'Inter, Milanologo mangia, ma perché, scusi, lei mangia le patatine quando... al cinema, perché sennò si raffreddano, è l'ultima cosa della cena di stasera, e soprattutto non sono d'accordo perché penso che la Juve vince il campionato l'anno prossimo. Ma con chi? Con Thuram, che ha 21 anni e non segna neanche con le mani, con Douglas Luiz, che ha 27 anni, giocava nell'Aston Villa, che è una squadra. L'anno prossimo vedi Monarca, Conti Gregorio, che grazie Gesù per la sabbia, il regalo è un downplay clamoroso. Vabbè, ascolta, giochi con Acerbi e Darmian, non con Maradona Careca, fai bravo. Io gioco con Pavard, Bastoni e Acerbi. Scusi, mi può ripetere un attimo. Mi può ripetere il centrocampo della Juve? Me lo descrive come ha fatto prima? Certo. Douglas Luiz, un giocatore di 27 anni, possiamo dire che è un giocatore fatto e finito. No? Penso sia un giovane. Okay. Questo fin qui ha fatto il play, chiamiamolo play, nell'Aston Villa. Non l'ha fatto nel Manchester City. Non stiamo andando a prendere un fenomeno, è uno che in nazionale scalda la panchina, ha fatto appena 6 presenze,
e i lanci illuminanti di cui parlate alla Pirlo, che gli ho visto fare nei video in qualche partita, li ho visti fare senza essere pressato, quindi non dimostrano perfetto nulla. Che Frank Thuram è un giocatore di rottura, non è un giocatore di inserimento che segna, fa, dice, quindi non credo che cambi gli equilibri di un centrocampo. L'altro, che è Fagioli, l'abbiamo visto nelle partite importanti. È vero che la nazionale ha fatto tutta schifo, tutta la nazionale, poi, siamo d'accordo, però Fagioli, quando è stato chiamato in causa in una partita importante, ovviamente ancora non ha l'esperienza, quindi quando la Juve dovrà affrontare le grandi battaglie, non è che fa giro di cambiare. Monarca, magari arriva con Meners, no? Monarca, non è finita la Juve, no? Non è ancora forte come quello dell'Inter. Ma non è finita ancora. Io guardo in prospettiva su cosa può fare la Juve in questo calciomercato e cosa può fare l'Inter. Oggi ti dico, la Juve non si è avvicinata a oggi. Poi se mi pigliano fenomeni, ne parleremo. Ma Monarca, ti posso dire una cosa? Allora, il Milanologo, ragazzi, questa è brutta, il Milanologo ha detto una cosa importantissima. Ma Acerbi, Bastoni, Darmian, ma com'è che li avete fatti diventare fenomeni? Cioè, voi avete questi giocatori che avete vinto. Vabbè, dai, Bastoni è tanta roba, Ferma, non ferma, ferma. Bastoni ferma, ascolta, me ne sono accorto, io me ne sono accorto di quando sono fenomeni già contro la Svizzera, di quanto sono fenomeni. Però BJ, poi una cazzo di analisi, ha giocato come a 4 a destra. Che cazzo stai dicendo? Ascolta a me, fermate un attimo. Che cazzo se stai dicendo? Mi fate parlare. Se voi avete fatto diventare Vai, parla. Io sto parlando, lascia stare tecnicamente il ruolo a 4-3. Voi avete fatto diventare fenomeni Acerbi, Bastoni, Darmian, che non capisco com'è che avete fatto diventare fenomeni tre pippe. Sono tre pippe. Avete vinto in Italia perché il campionato italiano. Se tu quello che ha fermato Alan in Champions League, perché nel sistema di Inzaghi sono dei buoni giocatori. Ma quale Champions League che siete? Ascolta a me. Vedi che Alan, ascolta a me. Ascolta a me. Dimmi tu i gol decisivi che Haaland ha fatto in Champions. Ma ascolta a me. Mitologico. Non è titolare è Pavard, capito? Mitologico. Mitologico. Voglio rispondere anch'io a BJ. Allora, prima cosa, come dice il mitologico, il braccetto destro titolare non è Darmian, ma è Pavard. Il quinto titolare non è Darmian, ma è allora, quindi Darmian non vale il titolo. Allora, seconda cosa, Acerbi, tu parli di Acerbi. Sì, comunque è ovvio. Oggi è riconosciuto universalmente. Faccio subito la Juve, così lo levo. Centravanti più forte d'Europa, detto già fatto. Tutti. In finale, marcato da Acerbi, non ha visto palla. Veniamo a Bastoni. Bastoni in impostazione è il miglior difensore d'Europa, è da 3 anni che viene richiesto. Miglior difensore d'Europa? Ma chiediamo questa puntata che è meglio, ragazzi. Da 3 anni viene richiesto da Pep Guardiola. Ma al di là dell'impostazione, Bastoni è forte anche per le sovrapposizioni che fa Di Marco. Ma dai, bravissimo. Ragazzi, allora, che diventa un'ala, bravo. Io sono d'accordo con voi, sono d'accordo con Sonzo e gli interisti. E nell'unica partita che la nazionale italiana ha vinto, hai fatto 2-1. Io pure vado via. Bastoni e gol di Barella. Virginia, per favore, riprendiamo un secondo in mano le cose. Lei cosa ne pensa dell'Inter? No, stavo interagendo con la chat. Scusate se mi vedete parlare o ridere, non è perché sto ridendo ovviamente di voi, ma perché mi scrivono. Faresti bene comunque per quello che dico. No. Che succede? Ognuno ha le proprie opinioni, ragazzi. Io l'ho imparato. Comunque, cosa ne penso del discorso in generale o di chi potrebbe vincere il campionato? No, del mercato Inter, della situazione Inter, gli interisti un po' preoccupati. Ma io, allora, tutti gli anni credo che ci sia qualche preoccupazione per qualsiasi squadra, quindi non vedo veramente gravi problemi, cioè nel senso, quale sarebbe proprio, anzi lo chiedo a voi, quale sarebbe proprio il problema che non vi fa dormire la notte a voi interisti? Questo mi sto chiedendo. No, è il fatto da esterna, nel senso, Lautaro ha rinnovato, comunque credo che situazione ci sia. Brava. Le altre grandi squadre non hanno fatto questo mercato entusiasmante, almeno per adesso, è iniziato ora, quindi non vedo la preoccupazione, almeno per adesso. Monarca, sei tranquillizzato? No, per niente, perché il mio non è un discorso che guarda, no, la visione tu non la devi avere a 5 minuti. Oggi l'Inter è la più forte e per questo campionato rimarrà così.
Ma certo, se tu bocci i profili alla Hermoso per prendere i profili alla Biol, questo è un discorso che non ti porta a vincere alla lunga. Hermoso, scusami Monarca, te lo chiedo perché avevo letto qualcosa ma non ho seguito, quindi è stata una lacuna mia. Hermoso perché ce l'è stato detto di no? Perché è grande? No. L'età e stipendio. Perché? Perché? Ah, per lo stipendio. Perché non vogliono. Per non vogliono, no, non vogliono calciatori vicini ai 30 anni e che abbiano un ingaggio da 5-6 milioni. E quindi questo vuol dire che tu scarti i profili di giocatori fatti e finiti forti, che sono quelli che ti fanno vincere. Sì, vabbè, ci sta come visione. È stato un gran profilo. Certamente. Questo non va bene assolutamente. Ma posso chiedere agli interisti se si aspettano, dopo giustamente essere usciti con uno degli atletico più forti della storia in Champions League e avendo messo, diciamo, Zielinski e Taremi, che sono due fenomeni detta vostra, quindi io mi fido la parola, se vi aspettate di vincere la Champions League l'anno prossimo, come il Monarca, no, diciamo, arriva in due anni fa. Non ce l'aspettiamo perché posso proseguire? Monarca, non ce l'aspettiamo perché vai a competere con squadre come il Manchester City, Monarca, che negli ultimi 10 anni hanno speso 900 milioni di euro sul mercato. Monarca, scusami, ti faccio proseguire. Quindi, mi collego un attimo a Nico, che ha detto una cosa giustissima. Se il prossimo anno pensate di vincere la Champions. Allora, poco fa vi stavo dicendo, e ripeto, e sono fermo su questo discorso, voi pensate di avere fenomeni che non avete. Se voi pensate di avere la migliore difesa d'Europa, se voi pensate di avere il miglior centrocampo d'Europa, e l'avete detto voi, perché poco fa... Grazie con la pesce che ne regali uni, meno 37. Calcisticamente parlando, mitologico, non ne capisce niente, perché ha detto che voi siete talmente forti che avete fermato Holland del City. Il prossimo anno voi dovete vincere la Champions. Fammi finire! Il prossimo anno dovete vincere la Champions. Se non siete competitivi come quest'anno, che vi ha buttato fuori il peggior Atletico, come fate a dire che avete dei campioni? Vabbè, queste sono... Ti rispondo, le squadre che riescono a competere su due fronti, quello internazionale e quello nazionale, devono avere dei cambi di altissimo livello in tutti i reparti. L'Inter esce con l'Atletico Madrid perché nel primo tempo si fa male Thuram e quello che entra al suo posto, che è Arnautovic, sbaglia 3 gol davanti alla porta. Al ritorno l'Inter ci arriva con Thuram, Çalhanoğlu e Acerbi, che si sono infortunati, stanno fuori 3 settimane e rientrano proprio con l'Atletico. Ma perché si sono infortunati? Perché li hai usurati, perché l'Inter, escluso Frattesi ed escluso qualche cambio in difesa tipo De Frey e Acerbi, non aveva cambi di livello. Quindi però scusa, qua Monarca, ti interrompo un attimo, avete fatto tutto l'anno a dire che avevate 2 squadre. Non dorma, bravo, Elena, bravo. Non dorma. No. Allora, Sonzo, qui su OCV, già a settembre, trovi le live registrate, io ho detto, chi dice che l'Inter ha 2 squadre non capisce niente di calcio. Perfetto. Gli altri non lo so, io rispondo per me. Perfetto. L'Inter cambia di livello, c'aveva Frattesi. Faccia i nomi, chi lo diceva degli interisti? Chi lo diceva? Faccia i nomi. Perché Arnautovic e Sanchez non sono cambi di livello in attacco, Aslani e uno fra Sensi, Klassen, non sono cambi di livello a centrocampo, i braccetti, voglio dire, Bistek, per quanto può essere forte, ma c'ha 20 anni, non è mai però provato. Monarca, cioè, tu non giochi tutte le settimane in Champions League. Secondo me avrebbe fatto meglio far ripiazzare di più anche gente come Lautaro Martinez, così magari in partite meno importanti che potevi portartele a casa. E questo sono d'accordissimo con te, ma Inzaghi ha ricevuto l'anno scorso il diktat: vogliamo la seconda stella, devi puntare forte sul campionato. Tant'è vero che nelle 6 giornate dei gironi, vabbè, diciamo, vabbè, stiamo a fare la storia, 5 volte la formazione.